un'alleanza tra Grecia e Italia per la tutela dell'agricoltura mediterranea. Questa è la suggestione politica lanciata dall'eurodeputato trevigiano Giancarlo Scottà, membro della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, che guarda le opportunità offerte da una collaborazione con il paese che attualmente regge la presidenza dell'Unione Europea e al quale a luglio succederà proprio l'Italia. Una collaborazione forte delle tante similitudini tra i due paesi, accomunati da storia, cultura, tradizioni e anche da una politica agricola che punta agli stessi obiettivi, come dimostrato nel suo discorso di insediamento a Bruxelles dal ministro allo sviluppo rurale del governo greco. Mi hanno fatto molto piacere le parole che ho sentito dire dal ministro, soprattutto la preoccupazione del ministro greco di portare avanti delle politiche molto attente e dare sfogo a tutte quelle piccole e medie aziende agricole, recuperare i territori in zone svantaggiate, cercare di trovare una condivisione, diciamo, di intenti sia per la promozione dei prodotti e sia per quei prodotti di qualità che ambedue le nazioni stanno producendo. Perché non ci mettiamo assieme a portare avanti questo programma che potrebbe essere condiviso e magari aggiustato se per caso c'è qualcosa in più che l'Italia vorrebbe chiedere? Questo ultimo anno, il 2014, sarebbe un'opportunità che il governo italiano si senta col governo greco e che insieme facciano squadra per poter fare un lavoro non solo di 6 mesi ma di 12 mesi. Cioè semestre italiano e semestre greco, e portare avanti degli obiettivi soprattutto del nostro paesaggio, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, dei nostri gusti e sapori che sono quasi sono simili ma molto vicini, e quindi aggiustare un attimino quello che nella PAC in molti casi non siamo riusciti ad ottenere e si potrebbero ancora aggiustare. Ci sono molti atti delegati della Commissione che deve scrivere e presentarli nuovamente al Parlamento e al Consiglio, e quindi in questi cambiamenti ci possono essere delle opportunità che potrebbero tornare a favore del nostro territorio e del nostro bacino.